e benvenuti amici e amiche di Vino di Vino per questa nuovissima puntata dedicata ad un animaletto che dà un po' fastidio ed è la volpe. Come sapete, da qualche mese abbiamo ripreso l'attività del nostro pollaio, perché l'avevamo anni fa e abbiamo rideciso, visto che abbiamo a disposizione un giardino abbastanza grande, di riprendere l'attività del pollaio, e quindi ci siamo detti: proviamo ad allevare le galline. È recintato, c'è un recinto, quindi pensavamo di stare sicuri, e invece, come avete potuto vedere dal video in anteprima, purtroppo una volpe ha puntato i nostri animali e quindi ha fatto un po' di danni, quindi ha ammazzato circa 4 galline e una paperella. Quindi adesso voglio raccontarvi i metodi migliori, più efficaci, ma soprattutto indolori e privi di crudeltà per allontanare una volpe dal nostro pollaio. Ci rivediamo subito dopo la nostra fantastica sigla. Il primo metodo che abbiamo deciso di utilizzare per allontanare la volpe dal pollaio è un metodo molto 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 semplice. Si creano delle esche, dei bocconcini piccanti, e li andremo a mettere lungo il perimetro del nostro pollaio, o dove sappiamo con certezza che la volpe verrà ad attaccare le nostre galline. È uno dei metodi più diffusi, quindi basterà prendere dei bocconcini per cani ad esempio, o del pollo se avete in casa del pollo, riempirlo di un saporaccio o amaro o molto piccante, e sicuramente nel momento in cui la volpe andrà a mangiarlo non gli succederà niente, ma sicuramente si spaventerà molto perché ha mangiato dei bocconi che a lei non sono graditi. Purtroppo questo metodo va anche ad intaccare altri animali, tipo i gatti, quindi funziona se volete allontanarli, non funziona se volete lasciare i gatti che liberi di girare nel vostro giardino. Primo rimedio contro le nostre nemiche, ma anche amiche della natura, volpi. Vi ricordo che questi sono rimedi assolutamente non cruenti, non arrecheranno alcun danno alle volpi, che sono degli animali stupendi e bellissimi, ma chiaramente noi dobbiamo tutelare la salute delle nostre galline o dei nostri animali, perché capita raramente, ma capita anche che le volpi attacchino anche dei gatti, ad esempio soprattutto i cuccioli di gatto. Allora, il primo rimedio non cruento sono i bocconcini di carne. Potete farli voi, come potete acquistare in qualsiasi supermercato dei bocconcini, sono molto allettanti, siccome è cibo per cani. Le volpi appartengono alla stessa famiglia dei cani, verranno attratte soprattutto dall'odore, perché sono molto profumati, verranno attratti da questo odore di bocconcini per cani. Dite voi, che facciamo, le nutriamo? No, perché oltre ai bocconcini andremo ad inserire all'interno di questa poltiglia che creeremo, di questa piccolo deterrente contro le volpi, il piccante. Dovete procurarvi il peperoncino più piccante che avete, e in polvere chiaramente, e metterlo in abbondanza. Verrà coperto comunque l'odore del peperoncino dall'odore della carne. Non vi preoccupate, non succede nulla alle volpi, se non che chiaramente avranno un intenso, grazie alla capsicina presente nel peperoncino, un intenso bruciore, e capiranno che nella nostra zona, nella zona del pollaio,
No, c'è trippa per gatti, in questo caso non c'è trippa per volpi. Quindi cosa dobbiamo fare? Bisogna aprire questo, ecco, vedete, questo è il bello della diretta, si è aperto male. Bisogna aprire il patè per cani, senza farvi male. Che profumino, ho quasi voglia di mangiarlo. Quindi aprite il patè, lo svuotate e andremo ad inserire all'interno di questi bocconcini, facciamo circa metà scatola, che la volpe è una, come avrete visto sicuramente nel video che vi ho postato dalla telecamera di sicurezza, e andremo ad abbondare con il peperoncino. Questo è molto 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 piccante, viene dall'India, quindi diamo una bella rimestata. E adesso venite con me e vi faccio vedere più o meno dove andremo a posizionare questi bocconcini. È sera, le trappole si preparano, diciamo, in fine serata, quando tramonta il sole, verso le 8, le 9 di sera, a seconda della stagione. Questa è una zona, dalle telecamere ho visto che viene puntualmente bazzicata dalle volpi, e prepariamo 3 o 4 di questi, diciamo, spuntini piccanti. Li mettiamo così e adesso andiamo anche nella zona del pollaio a sistemarli. Questo è il nostro pollaio, tra l'altro acquistato su Amazon, magari vi mettiamo il link. Io gli ho creato insieme ad un amico una struttura di legno per sostenerlo, così non mi devo inclinare ed è anche più sicuro per l'attacco delle volpi con la scalina. Questo è il pollaio e attorno a questa zona andremo a rimarcare con il nostro bocconcino piccante. Secondo metodo che vi vado a proporre, vi farò vedere direttamente il risultato, non è efficacissimo con tutti i tipi di volpi, gatti oppure cani, però nel mio caso non è stato molto efficace, però io ve lo consiglio lo stesso, vi consiglio di provarlo perché ha davvero un costo basso e un impatto ambientale davvero minimo, ed è un allarme visivo e sonoro ad ultrasuoni. L'abbiamo acquistato su Amazon e vi faccio vedere più o meno come funziona. Vi lascerò tutti i link qui sotto per acquistare questi prodotti che sto utilizzando. Terzo metodo, uno dei metodi più efficaci che abbiamo riscontrato da quando stiamo combattendo la presenza della volpe all'interno del nostro giardino, è il dissuasore ad acqua, ovvero è un affarino che adesso vi farò vedere nel video, ve lo spiego tutto, che spruzza acqua nel momento in cui passa una volpe. Chiaramente necessita sia di batterie ma anche di un allaccio idrico, quindi non è consigliato a chi ad esempio ha un giardino grandissimo dove non arriva l'allaccio idrico. Per ora si è dimostrato uno dei metodi più efficaci. Via col filmato. Altro aggeggino interessante che potrebbe servire a difendere il nostro pollaio che vedete qua sotto, si attiva attraverso l'innesto di un qualsiasi tubo, quindi avete necessità di avere dell'acqua, la presenza di acqua nel vostro giardino, è assolutamente ecologico, come vedete anche vicino all'orticello che abbiamo fatto, ed è assolutamente anche abbastanza silenzioso e soprattutto non fa del male agli animali. L'ultimo metodo, il più efficace in assoluto per mandare via una volpe dal vostro giardino, è quello di utilizzare i nostri amici a quattro zampe, ovvero i cani. Sono cani che devono essere abituati a rimanere all'aperto, perché la notte è il momento che la volpe attacca con più frequenza, chiaramente. Notte e alba sono i momenti più, diciamo, facili
in cui la volpe attaccherà il vostro pollaio. Un cane con il suo istinto naturale predatorio terrà lontana la volpe dal nostro giardino. Ultimo e più utile metodo per difendere il proprio pollaio dalle volpi è prendetevi un bel cagnolone, ecco che mi dà la zampa, un bel cagnolone che sa difendere istintivamente il pollaio dall'attacco di volpi o faine, ed è un cane chiaramente abituato a stare aperto, perché le volpi attaccano soprattutto durante la fascia notturna. Lui è da cucciolo abituato a stare all'aperto, anzi in casa non vuole per nulla starci, e vedrete che non avrete più problemi con le volpi. Spero che questi metodi vi siano stati utili. Per ringraziarmi non vi chiedo altro che lasciarci un like qui sotto, un commento qui in basso, e di iscrivervi al nostro canale YouTube se volete qualsiasi altro tipo di consiglio attivando la campanellina. Vi ricordo che tutti gli oggetti che abbiamo messo in campo nella lotta contro le volpi li trovate qui sotto e li potete acquistare tranquillamente su Amazon. Ci vediamo alla prossima puntata e viva le volpi, libere di circolare nella natura ma lontane dai nostri giardini.